successo fondamentalmente che effettivamente quella persona abitava effettivamente in una palazzina gialla. Non lo sapevo che la maggior parte delle persone abitavano in una palazzina gialla, poi effettivamente guardandomi in giro in Italia ho scoperto che tutti hanno i cazzo dei palazzi gialli. E quindi questa canzone molti l'hanno fatta propria, quindi molti sono stati male, quindi io voglio dirvi che quando state male è una cosa sul momento brutta, ma che dopo rielaborata può essere bella. Sì, lo so, è retorica da quattro soldi, però è vero. Cosa tieni dentro quel cassetto? Che stamattina non hai fatto il letto, che sei vestita male per studiare, ma appena fuori tornerai a brillare. Tu chiusa dentro ed è rimasto fuori, dal posto in cui prima ti portavo i fiori. Anche se ti sembrava un gesto bello, ora lo so che non bastava solo quello. Io che alla fine non mi sono impegnato, dopo lo sai quanto mi sono pentito. Giocato per non essere perdente, e invece ho perso senza aver giocato niente. E forse adesso tu ti meriti questo, ti sveglio che ti penso buio pesto. E guardo la tua palazzina gialla, quando ci passo con il cuore a galla. Fra le domeniche e gli aperitivi, e se ne streaming e le cose che scrivi. Sicuro stai vedendo qualcun altro, e io coglione che ti scrivo affranto. Perché da soli non riusciamo a starci, il bello è sempre stato somigliarci. Ti penserò sotto la luna piena, ti penserò guardando un'altra schiena. Le nuvole cambiano forma e lo fanno spesso, e noi forse insomma facciamo lo stesso. Anche se il tuo caffè non è perfetto, a me piaceva averlo nel tuo letto. So cosa fa prima di andare a dormire, quanto ci metti per vestirti ad uscire. Andare nei locali a bere, dove ti incontro pure certe sere. Che la città quando quel culo in testa diventa piccola come una festa. Di 3,5 milioni di invitati, 3 milioni di telefoni usati, con dentro i video che non dovevi fare, messaggi e foto che non vuoi più guardare.